Il mondo ha visto molti eroi. L'eroe della nostra storia non sarà mai dimenticato, perché le sue azioni e le sue avventure lasciano senza fiato. Vieni con noi nel mondo iboriano, nell'epoca successiva alla caduta di Atlantide e al grande cataclisma. Un mondo di incantesimi e magie, di cavalieri in armatura e culti misteriosi, in cui, in una notte, un vagabondo poteva diventare re, e un re un mendicante. Dalle nebbie del tempo appare Conan, il cimmero, un grande guerriero, che segue il suo brutale codice d'onore e che, brandendo la spada, viaggia nel mondo iboriano combattendo per sopravvivere. Della sua vita sappiamo solo dei frammenti, ma brillano nelle antiche cronache come comete nel cielo notturno. L'ardore e la sete di avventura condussero Conan in tutta Iboria. Era un avventuriero, un mercenario, un ladro, un pirata e un gladiatore. Percorse gli oscuri regni del sud, navigò sulle onde del grande oceano occidentale e guidò i cosacchi a est del mare di Vilajet. Nei suoi viaggi raggiunse il grande impero di Meru, il poco noto regno di Vendia e il misterioso Kitasha. La sua fama si diffuse presto. Il nome dell'enorme cimmero veniva pronunciato con ammirazione dai guerrieri nei bivacchi e in innumerevoli locande ai crocevia. Amico fidato e feroce nemico, gigante bruno al quale nessuna debolezza umana era ignota, oggi qui, domani altrove, come il vento che va e viene senza lasciare traccia. Talora Conan ritornava alla sua aspra terra natale per visitare il tumulo dei suoi genitori e i pochi parenti ancora vivi. Era cresciuto lì e sapeva che il villaggio da cui era diretto distava solo un paio d'ore a cavallo. Lo zio Cearnan lo aveva sempre accolto con gioia e anche il barbaro rude solitario era felice di rivedere i volti familiari dei membri della tribù e di godersi un po' di quiete. Crom dà ai cimmeri lo spirito guerriero. Nella sua dimora di ghiaccio sul monte Ben Morg, Crom si sporse per vedere meglio. Il destino, infatti, attendeva il grande cimmero. E questa volta aveva in serbo per lui qualcosa di più di una battaglia. Crom lo ha scelto per combattere per il destino del mondo intero. Thank you.
cos'è accaduto qui? È giunto un pellegrino ieri notte. Ha detto di venire dal nord e portava un oggetto sacro. Un gruppo di cavalieri è giunto e ci ha detto di consegnarglielo. Ci siamo rifiutati. Hanno detto che ci avrebbero uccisi tutti, anche se eravamo in meno. Il capo ha ordinato di uccidere tutti. Uomini, donne, bambini. Ha preso l'oggetto magico al pellegrino. Quale oggetto? Uno strano specchio di metallo. Tutti i superstiti sono stati chiusi nelle case e hanno sbarrato porte e finestre e hanno dato fuoco alle case. E io non ho posto più resistenza, quindi mi hanno crocifisso. Giuro su Crom che chi ha ucciso i miei parenti e gli abitanti del mio villaggio pagherà con il sangue. Li inseguirò fino ai confini del mondo e mi vendicherò, dovesse costarmi la vita. Subito in viaggio, fermandosi solo quando il suo cavallo non può proseguire. Allora smonta e, conducendo il cavallo, prosegue a piedi. Le tracce degli assassini sono abbastanza fresche e Conan, che ha molte conoscenze, riesce a seguirle facilmente. Quando scopre che i cavalieri sono diretti verso le montagne nere, accelera il passo, perché sa che c'è una sola via che i cavalieri potranno seguire per superare le montagne.
sporci, codardi, assassini di donne e bambini. Fermatevi e fatevi vedere. Thank you.
Ah!